Residenziale con due modularità dal punto di vista tecnico, una residenza protetta classica e una residenza riabilitativa nell'ambito della fragilità psichica. Seguono le iniziative integrate a Casa Godio man mano che Casa Godio si ristruttura. Adesso l'impianto è completamente in sicurezza e quindi passiamo ad altri pezzi, ad attuare altri pezzi del progetto Casa Godio. Un pezzo importante che si basa sulla comunicazione è la Casa Godio News, una trasmissione radiofonica settimanale che si svolgerà tramite il network radiofano e che consente agli ospiti di Casa Godio, sia utenti che operatori e anche alla stessa città di Pergola, di poter costruire ogni settimana un quarto d'ora di trasmissione radiofonica che verrà poi lanciata tutti i lunedì dalle 9.30 alle 9.45 da Radio Fano. Riteniamo questa scommessa, vedremo come andrà in etere, estremamente utile e strategica rispetto alle esigenze della relazione sociale che Casa Godio intende continuare ad avere e sempre rafforzare ancora di più nella città di Pergola. Casa Godio News è il progetto di gestire autonomamente in tutto e per tutto una trasmissione radio che sarà diffusa da Radio Fano e che sarà messa in opera unicamente dagli operatori e dagli ospiti di Casa Godio. Fondamentalmente noi contiamo con questo di riattivare delle energie presenti, le energie vitali presenti nei nostri ospiti, delle capacità relazionali e di espressione che sono spesso messe in mora durante la malattia mentale e che devono essere recuperate per riuscire ad avere la possibilità di un inserimento nella società. E questa occasione, questa opportunità ci sembra particolarmente significativa e ci auguriamo che possa essere particolarmente stimolante. Lo abbiamo già per la verità verificato nei primi incontri preparatori per i nostri ospiti, che potrebbero così sentirsi al centro di una progettualità che è anche una metodologia assolutamente originale di comunicazione con l'esterno, con gli altri, con quelli da cui sono stati distanti per tanto tempo. I contenuti saranno proposti da noi operatori e da loro e saranno poi filtrati attraverso la nostra esperienza e riproposti al pubblico e ai cittadini. E questo è il nostro progetto. È una bella esperienza, ma soprattutto una evoluzione dell'esperienza di Casa Godio. E la mia presenza è proprio per dare una testimonianza, esprimere un plauso a questa innovazione creativa di Casa Godio, ma soprattutto è un'evoluzione culturale per come si affrontano anche le questioni delle fragilità psichiatriche. E il primo pensiero ascoltando questo progetto è stato quello di collegare il fatto che Casa Godio non voglia far vivere isolate le persone e non a caso Casa Godio in centro della città di Pergola. E l'altra cosa bella è appunto il riferimento che facevo all'evoluzione di questo progetto, che le voci di questi utenti, di queste persone arrivi attraverso la radio nelle nostre case. Ecco, questa è l'evoluzione culturale che deve portare anche ad una riflessione, non pensare a tutto quello che riguarda la sfera psichiatrica come qualcosa di lontano che non ci appartiene. Come Radio Fano innanzitutto bisogna ringraziare l'editore Cupparoni che ha avuto fiducia in questo progetto e che mette a disposizione gratuitamente 15 minuti di trasmissione settimanale a Casa Godio, con una trasmissione che sarà completamente autogestita e che rientra in quello che è lo spirito della radio di essere presente nel territorio. Noi a Pergola abbiamo un ascolto notevole, ma anche corrispondere a quello che è questo sostegno al sociale che caratterizza sempre la radio. Noi Casa Godio l'abbiamo vista praticamente nascere, l'abbiamo seguita sempre nel suo percorso e ci fa piacere adesso essere partnership in questa trasmissione assolutamente sperimentale che permette proprio agli ospiti, agli utenti e agli operatori di Casa Godio di dire la loro.